Buongiorno consigliere Benedetto Galitelli. Allora, il giorno 5 c'è stato il consiglio comunale e l'abbiamo vista insomma in una nuova veste, quella di vicepresidente se non sbaglio. Lei era lì, come mai in queste vesti? La mia presenza lì era legata solo ed esclusivamente perché il vicepresidente vicario, la dottoressa Carretta, in quei giorni aveva dei problemi fisici e quindi non poteva essere presente. Allora mi ha fatto una telefonata pregandomi di presiedere il Consiglio Comunale del 5 novembre, in quanto io sono l'altro vicepresidente. E quindi potevo certamente assolvere a questa funzione. Dalla telefonata che mi ha fatto la Carretta, mi chiedeva appunto la disponibilità a dover far svolgere il consiglio comunale, ed io dopo pochi minuti le ho subito risposto dicendo che la mia disponibilità a far svolgere il consiglio c'era, sarei stato presente, perché a mio avviso ho voluto rispettare quelle che sono innanzitutto le istituzioni di cui noi siamo i rappresentanti, e anche perché mi sembrava giusto ed è logico che se la maggioranza aveva convocato con il presidente Carretta la riunione, vuol dire che erano nella condizione di poter eleggere il presidente. Dopo qualche giorno è venuto fuori il caso Agresti, ma forse quel giorno era meglio, non so, rimandare il consiglio comunale, secondo lei, oppure no? Guardi, il discorso è questo. Delle condizioni fisiche del consigliere Agreste, per quanto mi riguarda, io non ero al corrente, anche perché se fossi stato al corrente, posso dirlo tranquillamente, non avrei dato la possibilità di far svolgere il consiglio comunale, anche perché sappiamo che in queste situazioni critiche, è così difficile stare a stabilire quelle che possono essere le condizioni fisiche di ognuno di noi, quindi per precauzione io non l'avrei presieduto. Poi, per quanto riguarda i numeri in consiglio, vabbè, c'è stato un po' anche un difetto di comunicazione forse fra tutti i rappresentanti del consiglio, ivi compresa anche la stessa minoranza, ma il problema non è tanto questo. D'altronde, avere anticipato l'elezione di un presidente di 15 giorni o di una settimana non era questo il problema. La cosa che mi ha infastidito è nell'aver poi appreso che alcuni quella sera erano stati avvertiti o comunque circolava una voce su problemi fisici del consigliere Agresti. Allora io dico, se fosse vero questo, e d'altronde è stato anche detto nella videoconferenza organizzata dal sindaco, il 9, se non vado errato, il 9 e il 10. Sì, ero presente anche io il 9, consigliere, ero presente anche io ho ascoltato queste cose, che pare che alcuni, non tutti, alcuni della maggioranza sapessero di questa situazione. E quindi forse, ecco perché la domanda, forse non era il caso di rimandare di qualche giorno questo consiglio invece di farlo lì e rischiare, diciamo, mettere in pericolo la salute delle persone, se questo insomma fosse vero, perché così è stato detto il giorno 9, insomma, io riporto un po' quello che è stato detto. Allora, quello che hai sentito tu, perché mi ricordo perfettamente che eri presente alla videoconferenza, perché sei stato uno degli invitati dei 24-25 che abbiamo seguito quel consiglio comunale, lo ricordo
perfettamente, come ricordo perfettamente alcune dichiarazioni e anche accuse fatte da consigliere ad altri consiglieri. Ripeto e premetto che se l'avessi saputo io avrei interrotto immediatamente i lavori per un fatto di opportunità, ma anche e soprattutto di responsabilità verso tutti coloro i quali eravamo presenti quella sera. Detto ciò, poi il fatto che circolasse questa voce e che purtroppo mi dispiace non essere giunta alle mie orecchie, mi dispiace perché c'è stata quantomeno una forma di leggerezza nell'affrontare questa situazione. Leggerezza che poi potrebbe anche rasentare quella che è l'incoscienza. Perché chiaramente, come dicevo, eleggere un presidente di un consiglio 15 giorni prima o 15 giorni dopo non è la fine del mondo, non casca il mondo. Ma non è che c'è stata una pressione di qualcuno, un motivo politico nel fare per forza questo consiglio comunale? Cioè dietro questa necessità c'è una spinta politica di qualcuno? Allora, come al solito, Maurizio Costanza direbbe, tu vuoi andare sempre a vedere cosa c'è dietro l'angolo. Qualchedun altro invece diceva, precisamente Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. Ma al di là delle battute, il problema, a mio avviso, è che se la cosa fosse stata a conoscenza di qualche presente e non l'ha detto, è una cosa gravissima, è una cosa di una stupidità ineludibile. E come diceva appunto il professor Cipolla, la stupidità è molto più pericolosa dei delinquenti. Quindi rendiamoci conto della gravità della cosa. Io spero, mi auguro, che erano, diciamo, delle voci così che non avevano nessun fondamento, però se è venuta fuori, a questo punto anche persone abbastanza ingenue come me potrebbero iniziare a pensare: ma come mai è venuto con una certa insistenza? Anche perché quella sera in quell'incontro della videoconferenza ci sono state delle accuse abbastanza pesanti tra consiglieri di minoranza e consiglieri di maggioranza. Ora, qua delle due, l'una, cioè chi mentiva, chi ha mentito, chi è che realmente ha potuto dire delle bugie? Questo io non te lo so dire, ma resta il fatto che certamente forse qualcosa era successo. Poi, per quanto riguarda la presenza, la pressione politica e così via, la cosa diventa ancora più stupida. E quindi mi rifaccio sempre a Cipolla, al professore, quando dice che la stupidità umana è molto più pericolosa dei delinquenti. Cioè, qua siamo al di là della delinquenza politica, allora, se fosse vera una cosa di questo tipo. Perché non riesco a capire la voglia, la logica del perché si è voluto comunque tenere. Anzi, per quanto mi riguarda, mi è andata bene perché io, insieme a tutti quanti gli altri presenti, che io sappia, dopo che abbiamo fatto il tampone, siamo risultati tutti negativi. Ma tu prova ad immaginare per me che io, per rispetto delle istituzioni, ho dato la disponibilità a far svolgere il consiglio comunale. Prova ad immaginare se avessi avuto la sfortuna di essere contagiato. Quale sarebbe stato per me? Al danno anche la beffa. Cioè, praticamente, il fatto di dover assolvere a un ruolo per il rispetto delle istituzioni, ripeto, che qualcuno non sa, non si rende conto, almeno finora, quello che ho potuto verificare io, che quello
la cosa importante sono le istituzioni che restano, gli uomini passano. Oggi il presidente può essere Michele, Francesco, Giovanni, qualsiasi, ma da qui a non molto questo personaggio o gli altri incarichi vanno a casa, perché come se ne vanno a casa gli amministratori, si portano dietro, nel senso che decadono anche gli incarichi. Ma quella che è la struttura istituzionale, quella che è l'organizzazione di un ente locale con tutte le sue diramazioni, quelle restano. Allora, ripeto, sarebbe ancora più grave se fosse successa una cosa del genere. Io non ci vorrei, io non ci penso nemmeno, insomma, la trascuro completamente una cosa di questo tipo. Ma Gallitelli, questa noi prima parlavamo, insomma, no, un po' di della superficialità, no, del sindaco Mascia nel trattare il tema Covid. E io a proposito ho pubblicato un video dove lui fa, diciamo così, delle battutine sulla situazione Covid e sulla situazione delle scuole chiuse. Quindi diciamo i genitori hanno avuto tutta una serie di disagi, hanno accompagnato i figli a scuola, poi sono andati a riprenderli, eccetera. Io penso che sia abbastanza grave. Non so se lei lo sa, adesso glielo racconto brevemente. Durante uno streaming in diretta sul canale ufficiale del Comune di Policoro, quindi sul sito del Comune di Policoro e sul canale ufficiale del Comune di Policoro, chi doveva gestire la diretta streaming ha lasciato la diretta per ore e ore e ore aperta, così come fa per i consigli comunali. Quindi non c'è una gestione inizio-fine, no, si lascia per ore e ore attiva la diretta. E che è successo? Che il sindaco ha lasciato il microfono aperto, ma al di là delle parole, no, della battuta, eccetera, poi, come lei sa, i fatti sono quelli che contano. Lei che cosa pensa di questo? Allora, faccio subito una premessa e una precisazione più che altro. Io non dico che il sindaco Mascia tratti questo problema con superficialità, anche perché non ho molti elementi per poter dare un giudizio, però certamente posso fare un riferimento e ho verificato di persona qualcosa che è successo alcuni giorni fa. Esattamente, se non sbaglio come data, il 18 a sera il sindaco viene a conoscenza, o il 18 o il 19 a sera, viene a conoscenza che un dipendente comunale era positivo al Covid, e viene a conoscenza alle 22:30, grosso modo. La mattina successiva, a mio avviso, se fossi stato io il sindaco, sin dalla sera, da quando uno è venuto a conoscenza, avrei dato disposizione al custode e a tutta la struttura di chiudere i cancelli, mettere un cartello all'esterno scritto anche a mano che gli uffici quel giorno erano chiusi per motivi Covid, oppure poteva anche mettere la motivazione che poi io successivamente ho saputo, e cioè che erano chiusi per la sanificazione, visto che la sera prima era venuta a conoscenza, e questo farlo sin dalle 8 la mattina. Invece, che cosa è successo? Quindi non c'è stata una risposta tempestiva? Assolutamente no, non solo che non c'è stata una risposta tempestiva, ma io sono stato un testimone, sono un testimone, perché alle 11:05 di quel giorno io mi sono recato lì al comune perché dovevo fare richiedere un documento. Quindi era aperto il comune, c'erano delle persone anche? Alle 11 il comune era sbarrato, ma cioè i cancelli erano chiusi, quindi io non so dalla mattina alle 8 fino a che ora sono stati aperti,
Però qualcuno lì mi riferiva che sono stati aperti fino intorno alle 9:30, alle 10 di mattina. Tant'è che sembrerebbe, questo è da accertare, che i dipendenti sono entrati, immagino che siano entrati anche dei cittadini, perché già dalle 8:15, 8:30 c'è questa presenza di cittadini, e poi magari forse avranno deciso di sgomberare tutti i locali comunali da queste persone e quindi far uscire. Sta di fatto che io alle 11 arrivo, trovo i cancelli chiusi, in 5 minuti arrivano 7 cittadini, i quali come me si sono dovuti fermare, e io per sapere la motivazione ho dovuto fare 2 o 3 telefonate. Alla fine, in una di queste 2 o 3 telefonate... Quindi qualcuno... non c'era nessun cartello, non c'era nessuna indicazione? No. Anzi, ti dirò che la persona con la quale io mi sono interfacciato telefonicamente ha usato anche un'espressione un pochettino scurrile nel momento in cui... venuta a conoscenza della motivazione, gli ho detto: ma si poteva anche mettere un cartello magari scritto a mano e non far venire 2 o 3 volte qualcuno, farli ritornare. Tant'è che 2 persone erano, di cui una signora in macchina, che era la terza volta che si trovava lì, siccome mi conosce mi ha chiesto come mai è chiuso. Allora io, per poter rispondere alle persone presenti, a questa signora che conoscevo, che conosco, ho dovuto farsi telefonate. E solo dopo che io ho fatto questa telefonata e quindi sono venuto a conoscenza della motivazione, che era la sanificazione che stavano procedendo, dopo pochi minuti ancora, quindi intorno alle 11:10, 11:15, è stato affisso un cartello dove si diceva che gli uffici non erano accessibili. Allora, certamente questo non è un modo immediato, veloce, efficiente ed efficace per gestire una cosa del genere. Ora, questa è la mia esperienza personale. Poi, da questa esperienza personale di quello che è successo appunto in questi uffici, nell'affermare che il sindaco è leggero nella gestione, qua ce ne passa un po', e poi sono questioni che attengono anche a chi conosce meglio poi determinati dati a cui tu facevi riferimento. Consigliere Benedetto, io quando entro nel comune mi vedo davanti frontalmente un termoscanner piazzato lì, e c'è un cartello ben visibile che c'è l'obbligo di misurarsi la temperatura, e io vorrei sapere chi controlla, chi è. Io non ho visto nessuno lì che controlla, che misura la temperatura. Se non c'è nessuno che controlla, è chiaro che le persone entrano ed escono dal comune senza misurarsi la temperatura. E allora questo, unito al fatto del giorno 5 del Consiglio Comunale, unito al fatto che lei mi stava appena raccontando, eccetera, eccetera, il fatto delle scuole, le battutine del sindaco Mascia, allora se noi mettiamo insieme tutte queste cose, la domanda che ho fatto io prima nasce spontanea. Ma questo sindaco di Policoro che noi abbiamo, questo primo cittadino che noi abbiamo, tratta in modo serio la vicenda Covid oppure no? Allora, certamente questi fatti che hai citato ti possono anche indurre a pensare e a dire che una sorta di superficialità in alcuni momenti ci potrebbe anche essere. Ma come... L'altra considerazione che condivido è questo termoscanner che c'è giù a piano terra, nell'atrio del comune, e praticamente se non c'è una persona che certifichi quella che è in realtà la temperatura, io non lo so come funziona sto termoscanner. Ma sono stati spesi dei soldi. Io adesso non entro nel tecnicismo,
Ma se dovesse essere un apparecchio, per esempio, no? Che se uno si misura la temperatura e la temperatura dovesse essere superiore ai 37 gradi e mezzo, che è la temperatura, diciamo, che ti segnala il non accesso e quindi devi fermarti, e una persona in maniera incosciente poi non gliene frega niente e prosegue comunque le sue cose, quindi sale negli uffici anche con una temperatura superiore, indipendentemente da come può funzionare il termoscanner, cioè che ti può fare una foto, ti può registrare tutto quello che vuoi, ma al limite registra la persona. Però intanto quel cittadino ha attraversato il termoscanner, è salito su negli uffici, ha fatto le cose che deve fare, e se per caso è positivo, purtroppo le questioni, l'eventuale disagio glielo può creare anche alle persone con le quali si interfaccia poi successivamente. Che poi, se questo termoscanner dovesse avere anche la funzione di farti la fotografia e quindi tu, ente comune, puoi risalire alla persona, ma risali quando? Risali dopo un giorno, due giorni, tre giorni, dopo un'ora? In modo tardivo, come dicevamo prima. Risali in maniera a posteriori, dopo che sono stati creati questi problemi. Quindi anche il discorso del termoscanner, comporta un senso di responsabilità non indifferente del singolo. Ecco, la responsabilità, chi è responsabile Covid al comune di Borgo? Ma io adesso in questo momento non ti so dire la persona, ma immagino che c'è un funzionario, un dirigente che ha la responsabilità della gestione, sicuramente ci sarà. Ci sarà un responsabile? Ma certamente, penso che ci sarà. Allora, questo responsabile dov'è? Chi è? Cioè, noi questa leggerezza la paghiamo oppure la potremmo pagare anche con la vita, perché con il Covid abbiamo visto che non si può scherzare tanto, no? Sì, no, ma vabbè, su questo non ci sono dubbi. Ma a mio avviso, adesso, non è tanto il fatto di andare alla ricerca del capro espiatorio, e cioè sto responsabile, che cosa ha fatto, che cosa non ha fatto. A mio avviso il discorso è un altro: si fa una serie di problemi che si sono venuti a creare in questo momento particolare, che sicuramente, se non si pone rimedio immediatamente a tutte quelle che sono le falle che stanno venendo fuori. Tu hai citato le scuole, io ti ho citato la storia lì che è successa a me personalmente, anche se poi alla fine può sembrare non particolarmente importante, però noi non sappiamo quali siano state poi le conseguenze di quella mancata chiusura dalle 8 la mattina. Noi non lo sappiamo, ma infatti la chiusura è stata la conseguenza della positività di questo dipendente. Quindi già questo dipendente, probabilmente asintomatico, ha frequentato gli uffici e gli ambienti per uno, due giorni, tre, non lo so, mezza giornata, comunque per un periodo prima di sapere ufficialmente la cosa. Sicuramente se il lunedì, se questo è successo lunedì sera, la notizia che ha avuto il sindaco, il giorno che ha fatto il tampone e il lunedì tutta la giornata, a mio avviso ha frequentato quegli ambienti, ha frequentato quei locali, si è interfacciato con altri colleghi e si sarà anche interfacciato, immagino almeno questo, adesso io non lo so, ma lo dico così immaginandolo, con le persone. Certo, non è che gli si può dare una colpa, visto che non lo sapeva, è chiaro? Quindi in definitiva, io l'appello che faccio e mi auguro che tutti coloro i quali hanno la responsabilità di gestire queste fasi e questi momenti,
a partire dalla politica, dalla maggioranza innanzitutto, ma anche qualora dovessimo essere coinvolti anche noi della non condivisione di questa maggioranza o opposizione, chiamiamola come vogliamo, noi siamo i primi, fermo restando che la politica deve dare quelle che sono l'indirizzo e poi deve avere il controllo, ed è questa proprio la funzione che la legge assegna ai consiglieri comunali, assegna alla politica. La gestione invece è fatta da parte dei dirigenti, dei funzionari e quant'altro, però l'indirizzo politico e il controllo in particolare anche viene data dalla politica, quindi alla fine è la politica che ne risponde, che poi a un certo punto il dirigente o il funzionario non sono all'altezza, ancora una volta è la politica che deve intervenire. È inutile che ci nascondiamo dietro a un dito come normalmente fa qualche amministratore comunale, magari cercando solo di mistificare gli argomenti, ma non dare risposte adeguate, dicendo quasi quasi come un fatto gestionale e facendo lo scaricabarile, il lavabo manis. Questo è un modo, diciamo, irresponsabile e anche offensivo per i cittadini di Policoro, perché lui artatamente, o coloro i quali assumono questi atteggiamenti, sanno benissimo di avere queste responsabilità, ma le scaricano sulla gestione quando gli fa comodo. Poi invece, quando le cose vanno in una maniera diversa, sono i primi ad elogiare questi dirigenti, questi funzionari, questi impiegati e così via. E qua oramai è un fatto proprio culturale a Policoro. Io non voglio guardare gli altri comuni o le altre città, ma a Policoro c'è una decadenza culturale della politica, c'è una decadenza del rispetto istituzionale, non c'è più niente, c'è solamente un voler arraffare quello che si può arraffare nel termine non del rubare, ma nell'approfittarsi. Dici, io mo ci sto là, vedi quello che posso fare, quello che più mi si aggrada e compagnia bella. Invece non è questo l'approccio. Cioè oggi, e lo ripeto, gli uomini passano, le istituzioni restano, e questo discorso vale non solo per le emergenze oggi gravissime, che è quella della gestione di questa fase del Covid, ma vale anche e soprattutto, per esempio, per quanto riguarda i soldi, per quanto riguarda il bilancio, per quanto riguarda come vengono utilizzati i soldi di bilancio. Noi, e questo è un argomento pesantissimo, che da qui a non molto, purtroppo, i signori attualmente amministratori non potranno più continuare a mettere la polvere sotto il tappeto, e anche il Consiglio Comunale prossimo mette in evidenza, cioè il Consiglio che terremo il 25, mette per quanto riguarda la salvaguardia degli equilibri di bilancio, che per legge ogni consiglio deve attuare, conferma quelle che sono state le accuse e quelle che sono state le denunce fatte da molti di noi della opposizione, e molto modestamente dal sottoscritto, su quelle che sono il buco di bilancio. Questa è la situazione. Io infatti ricordo bene, insomma, che lei è stato uno dei primi a parlare proprio di questa situazione del bilancio, e che mi pare di aver capito che la situazione si aggrava sempre di più. Si aggrava sempre di più, che ancora una volta, lo apriamo e la chiudiamo subito sta parentesi, perché magari poi la approfondiamo meglio in un'altra intervista. Ma ti do solamente un dato che ho anche scritto ultimamente con un articolo, una nota che è apparsa sui giornali e sui media in generale, che addirittura l'IMU, e viene confermato e viene anche riportato anche da quella che è la relazione del Collegio dei Revisori, che è allegata appunto alla salvaguardia degli equilibri del bilancio del prossimo 25,
mette proprio in risalto che dal 2016 al 2019, come IMU, parlo solo di IMU, c'è una mancanza di introito di circa 3 milioni di euro. Stiamo parlando di IMU. Ai 4,4 che sono già stati assodati, siamo già a 7 milioni e mezzo, ma parliamo di debiti già accertati sostanzialmente. Ma lasciamo perdere, perché la cosa ci porterebbe lontano. Va bene, allora approfondiremo nella prossima intervista. Bene. Se è quando, disponibile, consigliere. Quando vuoi, non ci sono problemi.